Beh, al momento il mio indirizzo è la terza classe del Titanic. Dopodiché sarò nelle mani di Dio. E dove trova i mezzi per viaggiare? Mi sposto di luogo in luogo lavorando. Prediligo le navi da carico, carrette simili. Ma il biglietto per il Titanic l'ho vinto con una mano fortunata a poker. Una mano molto fortunata. Senti quel rumore quando acceleri? No. La cinghia è logora. La che? E quando freni il piede va giù fino in fondo. Vuol dire che c'è aria nel sistema. Qualcos'altro? No. A parte i freni posteriori un po' usurati. E la gomma anteriore destra è sgonfia, il che spiega perché sbandi tanto. E tu come lo sai? Le mie chiappe. Quando pensi di sapere cosa frulla nella testa di una donna è il momento che sei bello fritto e cucinato. Io mi concentro sul lavoro, che per ora è assicurarmi che tu e i tuoi uomini non verrete uccisi. Fibra di carbonio. Dovrebbe tenere testa alla baionetta tedesca. Anche se è improbabile che l'idra vi attaccherà con un temperino. Ho saputo che hai un debole per questo. È più maneggevole di quanto si pensi. Mi sono preso la libertà di ideare alcune alternative. Dal momento che ti ho incontrata. Quanti anni sono ormai? Non è passato un giorno senza che pensassi a te. E adesso che sono di nuovo con te, soffro da morire. Più sto vicino a te, più mi tormento. Al solo pensiero di stare un attimo senza di te, mi sento soffocare. Sono ossessionato da quel bacio. Perché non sono né l'uno né l'altro. Non sono un demone e non sono un umano. Non sto da nessuna parte. Ecco perché... perché ho sempre pensato di dover conquistare il mio posto con l'uso della forza. Non sono un procione, sono il cavaliere solitario. Sono povero per permettermi il cappello. Non è neanche una maschera, è grasso di motore. Non starlo a sentire, Silver. State in posizione! In posizione! Lo sanno loro più di noi! E Lenny! Anche se si deturpano il volto e si marchiano il corpo, non sono certo più forti o più coraggiosi di noi! Sono codardi! Si nascondono dietro le maschere! Sanguinano! Dalle vene, proprio come noi! Tieni ancora la testa inclinata. Così. Ho smesso di farlo. No, come un cervo che ascolta nel vento. Tu mi ferisci ancora, Alessandro. E hai occhi come nessuno al mondo. Ti sembrerò un discepolo stolto, ma... sei tutto quello a cui tengo. E per il dolce respiro di Afrodite... sono geloso di perderti a causa di questo mondo che desideri così fortemente. Che loro possono prendersi quello che vogliono. Uorizzatneu! E nessuno può fermarli. Zumivugne! Ma noi manderemo loro il nostro messaggio. Slangalo pare, Piefor! Cavalcate veloci quanto vi può portare il vento. Kamaktoni win. Ainate spivuleu, eh. E dite agli altri clan di venire. Aiolo luala e pensiwau. Dite loro che Toruk Makto li chiama a raccolta. Sì. Beh, non è come pensi tu, a me piacerebbe, però... Non è facile quando ti piacerebbe stare vicino a una persona e non puoi. Ho visto come guardi la dottoressa Gray. Passo tutto il tempo dietro a una scrivania, quindi questa gara è una grande occasione per stare con Junior e consolidare il rapporto padre-figlio. Vero, giovanotto? Ho sentito lo spostamento d'aria! Vieni, Vicento! Me la pagate, screanzati! Screanzati? Non possiamo tornare a casa, perciò... Oh no! Assolutamente, non mi trascinerai in una folle caccia al tesoro, io rimango qui! Ah, buona idea, Rizzo, così potrai vedere come sono dei pirati feroci e mezzi bruciacchiati! Ehi, avete mai sentito nominare Detroit? No. Io sì! È lì che è nata la musica Motown. C'è il tasso più alto di omicidi del paese. Beh, sapete una cosa? È là che andremo quando domani lasceremo le nostre case. Dai, senti chi parla? Un superficiale insensibile che ha mollato la sua ragazza mentre lei lo implorava e supplicava di avere solamente un briciolo di comprensione. Almeno non ho mandato suo padre in prigione. No, l'hai fatta solo impazzire. Il tuo capo mi ha chiamato per farti vedere in che modo si cucina. E se mandi avanti così il laboratorio, non mi stupisce.
Sei fortunato che non ti abbia licenziato a calci. Ora, se non vuoi che succeda, ti consiglio di smetterla di lamentarti come una puttanella e di fare quello che ti dico. Ma se vivi in un castello, fanno tutto gli altri per te. In ogni momento ti vestono, ti nutrono, ti scarrozzano, ti lavano i denti. Oh, povero bambino. La mia è stata una vita fortunata, poi però i miei mi hanno tagliato i viveri e allora all'improvviso ho scoperto che non so fare niente. Libri, arte, meraviglie. Beh, si direbbe che tu abbia imparato molte cose, Maria. Di certo un giorno tu renderai un uomo molto, molto felice. E spero che i baffi di quell'uomo o le sue medaglie renderanno te molto, molto felice. Mia bellissima moglie. Quando mio padre mi ha detto che ci saremmo sposati, mi aspettavo un grasso e orribile mostro. Non sai che immensa gioia quando ti ho vista. Tu mi hai reso felice. Un condannato all'ergastolo. L'ha pagato. Perciò è ancora vivo. Molto meglio. Libero. Libero? Anziché in isolamento. C'è anche uno che ha falsificato i registri. Delle guardie in arrivo. Dammi il suo nome. Di quell'ergastolano. È l'unica prova che abbiamo. E quindi? Quindi se riesco a trovarlo non posso... Non ti reggi neanche il piede. Ti prego. Hai avuto una chance e l'hai sprecata. Mio padre aveva un giardino. Ha insegnato anche a me. È morto quando ero giovane, ma il mio interesse è rimasto. È difficile perdere un genitore. Soprattutto in giovane età. Sì. La morte ha un particolare effetto sui bambini. Non è vero? Ma per chi ha vinto la guerra, l'arte moderna è degenere. Com'è andato il corso? Saresti stato fiero di me. Sono sempre fiero di te. In realtà si pronuncia Wi-Fi, Ralph. Beh, che cosa ho detto io? E Wi-Fi è Internet, che è una comunità online in cui gli esseri umani fanno shopping e giocano e socializzano. Oh, Boogie Woogie, senti. Quante volte te lo devo dire? Io sono l'incredibile Mr. E. No, scusa, ma se tu non usi un codice, io come faccio a sapere se sto parlando veramente con te? Dimmi, solo per curiosità, apri mai bocca senza che il sarcasmo spunti in ogni parola. Scusa, abbiamo finito? Ti sto solo dicendo di stare attento, altrimenti ti ritroverai presto a vendere scarpe da donna a Beverly Hills. Ti senti proprio a tuo agio nei panni di quello al comando, non è vero? Che problemi hai con me? Mi piacevi come analista, anzi eri molto bravo. Come capo, fai veramente schifo. Che idiota. Scusa, devo scappare, stanno per fare un intervento di riduzione al seno e voglio andare a fermarli. Sai di che cosa parlo? Perché Gesù Cristo sapeva camminare sulle acque? Perché Patriota riesce a volare? E che mi dite di A-Train? Perché può correre così veloce? E perché io riesco a tenere tutto il mondo nel mio abbraccio pieno d'amore? Perché noi siamo stati scelti per via del Signore? Perché noi siamo nati con i suoi poteri? Perché noi crediamo! A mia madre piaceva molto il vino. Le piaceva fumare a letto. Virginia Slims. Io ero a giocare con i bambini del vicinato. Potevo farlo quando non c'era Merle. Loro avevano le bici, io no. Sentimmo delle sirene avvicinarsi. Saltarono sulle loro bici per inseguirle, sperando di vedere qualcosa di interessante. Gli correvo dietro, ma erano troppo veloci. Vegliardi! È bello il vostro club. Qui tutto dice, sono straricco e non mi importa niente di sembrarlo. Un sorriso? Vi ho taggato. Un momento, ma tu chi sei? Dici sul serio? Mark Beckis, fondatore e presidente di Waddle. E prossimo socio del club dei miliardari di Paperopoli. È così energico. Voi adorerete frequentare l'Accademia delle Imprese Storiche con voi. Lascia stare, Lance. Sembra che nostro figlio non sia in vena di chiacchiere oggi.